Ultimi 100 metri, ultimi 100 metri, esce Shanga, esce anche Kova, esce Kova, spalla a spalla, Schindauer, Kova, 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 magnifico, ha vinto la medaglia d'oro, Kova con un finale straordinario. Ed ecco Maurizio Damilano, vincitore della medaglia d'oro della 20 km finale. Vince Maurizio da Milano, un altro grande momento di questa straordinaria giornata. Siamo all'epilogo, sta per imboccare la dirittura d'arrivo, è sorretto dagli applausi, dagli giuramenti di una cosa che sta impazzendo. Ha vinto, non c'è più nulla da fare, Melzer è battuto, non è riuscito il colpo di scoperta, medaglia d'oro per Panetta. Grande impresa di Francesco Panizza, dominatore assoluto. Medaglia d'oro per l'Italia, si aprono bene questi campionati del mondo. Medaglia d'oro per Maurizio da Milano. È fra di noi, è in mezzo a noi, il nuovo campione del mondo, Michele Didoni, a 21 anni. Pochi metri ancora, il tempo conta solo ai fini statistici, conta una cosa, si sblocca lo zero sul medagliere per l'Italia, si sblocca con il titolo mondiale, un oro per Annalisa Sidoti, pensare che qui non doveva esserci, doveva essere riserva. Applausi di tutte, applausi di tutti, titolo mondiale, 42, 55, 51 per Annalisa Sidoti. Stefania Galappa, Vegliarocevski, c'è Mori, c'è Mori, c'è Fabrizio Mori, va Fabrizio Mori, va Fabrizio Mori, Fabrizio Mori, titolo mondiale, un italiano al titolo mondiale, record italiano, strepitoso, dove non si sperava nemmeno, un italiano, io, sono io il campione del mondo, impassibile, Fabrizio Mori. Nell'anno più tribolato arriva un titolo mondiale, ed un ultimo salto che lei piazza come? Beh, più corto, ma era già pronta a festeggiare. Adesso sì, la concentrazione può anche venir meno. Il salto è valido. In una stagione tribolatissima. Mai come quest'anno, dopo una preparazione invernale non esagerata, aveva sofferto, aveva perso di condizione fisica, anche tecnica. Gibilisco, 5,90. È in testa la gara, adesso 5,90. Sì, è rimasto su, fantastico, incredibile questo 5,90 di questo ragazzo. Bandiera a controllarlo, a tenerlo lì, Amada. Massimo Stano ha avuto la lucidità persino di andare a prendere il tricolore. Massimo Stano, campione olimpico e campione del mondo. Gianmarco Tamberi è campione del mondo, Gianmarco Tamberi è campione di tutto, ha vinto tutto, orgogliosi di te, caro capitano, orgogliosi.